Sanremo Live, Sanremo Live, tutto sul Festival della Canzone Italiana, in diretta dalla Città dei Fiori, interviste, curiosità, news, pettegolezzi sul più grande evento musicale dell'anno, Sanremo Live. Perché Sanremo è Sanremo. Noi passeggiamo perché Sanremo è veramente una cittadina che sta accogliendo un po' tutti e chi troviamo anche degli amici che arrivano da... Napoli, quindi mi viene spontaneo il tifo per chi? Per caso per un certo Clementino oppure Gigi D'Alessio? Noi tifiamo tutti e due in entrambi i casi, anche perché poi facciamo parte di Casa Sanremo, siamo pizzaioli ufficiali di Casa Sanremo, campioni del mondo della pizza e tifiamo Gigi D'Alessio e Clementino. Ok, Gigi D'Alessio, una pizza come gliela faresti? Gigi D'Alessio mangia sempre la fritta, prova la pomodoro e pepe. Ok, quindi sappiamo già i gusti di D'Alessio, che domani tra le altre cose io lo incontro. Ripetimi un attimo la pizza così glielo dico. Pizza fritta, provola, pomodoro e pepe. Ricordiamocelo, domani glielo chiediamo. E invece Clementino che pizza gli consigli? Ieri ha mangiato una buona marinara. Ok, abbiamo beccato anche i pizzaioli di Clementino e di D'Alessio. Ma adesso tra di noi, siamo qua, non ci sente, non ci vede nessuno. Ma chi è il più antipatico tra i big? Non ci sente nessuno. È una cosa così... Non lo so, a me mi sembrano tutti quello simpatici. Ma quello che un po' che ha detto, oh, sta pizza non mi piace, questa pizza è un po' bruciata. No, la verità, sono stati tutti gentilissimi a Casa Sanremo. La pizza napoletana piace a tutti. Ma perché anche la a piena... voi, oh, ma anche ai più antipatici piace. E l'emozione di questo anno, c'è veramente una marcia in più di questo festival, quella dei Filippi Carlo Conti, o è invece una cosa pacata? Guarda, io ammiro tanto sia la dei Filippi che Carlo Conti, secondo me è un'ottima coppia per questo Festival di Sanremo. Molto elegante, bellissimo. Quindi possiamo promuovere questa coppia, questo Sanremo? Diamo l'ok? Viva il Festival di Sanremo, viva la musica italiana. Potremmo definire questo festival, abbinarlo ad una pizza quale? Noi abbiamo fatto una pizza dedicata alla città di Sanremo. A Sanremo ci sono dei gamberi rossi molto molto buoni. In questo periodo se ne trovano pochi perché il mare è molto agitato, ma vanno anche a 150 euro al chilo. Quindi abbiamo fatto gamberi rossi, mozzarella di bufala campana e abbiamo messo un fiore, il fiore di zucca. Che fa? Invece in Calabria c'è l'anduia che è molto buona, la cipolla di Tropea, quindi una pizza così la fate? Sì, la facciamo sempre, usiamo un po' tutti i prodotti italiani. In questo caso l'abbiamo dedicata proprio a Sanremo. Ok, allora ci fate un bel saluto a Melito TV? Sì, Melito TV, un abbraccio a tutti gli amici di Melito TV, vi aspettiamo, viva il Festival di Sanremo. Viva Napoli! Anche Reggio Calabria, tutta anche la Calabria, venite a trovarci a Melito di Porto Salvo e ci fate una bella pizza napoletana. Ma volentieri. Un ciao, abbraccio ciao, ragazzi. Ciao. E noi così siamo riusciti a trovare anche i pizzaioli di Napoli che accontentano tutti, ma in particolare D'Alessio e Clementino. Noi siamo alla ricerca ancora del poncio, lo troveremo perché Maurizio Costanzo questa sera era un po' triste, avete visto quello che è successo? Robbie Williams ha baciato la Maria De Filippi, non doveva farlo, andiamo alla ricerca di Maurizio Costanzo, vai!